Bello a tutti ragazzi, qui è Giuetrenesanta e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con un nuovo episodio con il Road to Champions. Oggi, come avete visto dal titolo, tocca al Manchester City. Dopo una squadra molto molto lunga da far vincere come l'Ajax, oggi invece abbiamo optato per una squadra che in teoria, almeno sulla carta, dovrebbe vincere massimo per due stagioni. Massimo in due stagioni volevo dire. Quindi questo qui potrebbe essere un episodio anche abbastanza veloce. Non lo so, può succedere di tutto. Avete visto quello che è successo negli altri episodi, quindi non diamo nulla per scontato. Togliamo la classifica che avete visto poi qui nello schermo e guardiamo subito la formazione. Attacco micidiale: Sterling, Aguero, Silva, e tra questi ci dico anche Gabriel Jesus che è in panchina, quindi quando Aguero calerà avremo poi Gabriel Jesus. Centrocampo con Silva, De Bruyne, Rodri, ragazzi, centrocampo pazzesco. In difesa bisogna cambiare il terzino sinistro, cambieremo pure Fernandinho. Per il resto è veramente una squadra micidiale. Abbiamo anche un budget altissimo, sono 300 milioni da spendere. E vi ricordo che ovviamente possiamo anche vendere giocatori, e in panchina ci sono tanti giocatori veramente molto molto interessanti, come Sané. Come si fa ad avere uno come Sané in panca in questo momento? Mahrez che potrebbe essere ceduto, Foden che diventa fortissimo, Gundogan che è comunque 84, Cancelo in panca. Veramente ragazzi, il Manchester City è una squadra micidiale. Noi comunque proveremo a cedere più giocatori possibili, infatti verrò subito nella brosa, provo ad accumulare più soldi possibili e poi ci vediamo direttamente nel calciomercato per provare appunto a migliorare questa squadra. Primi due giocatori selezionati, visto che abbiamo una marea di soldi andiamo sul sicuro: Robertson e Van Dijk. Partiamo da Van Dijk, contattiamo il Liverpool, usiamo anche la tattica di indebolire una nostra concorrente per la Champions League. Partiamo da 100 milioni secchi, loro ci dicono 166, ok, prezzo veramente molto 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 alto. Vediamo se riusciamo a scendere intorno ai 130. Soldi li abbiamo, ma questo non vuol dire che bisogna buttarli. Ancora no signori, il nostro flop ci dice di no. Allora andiamo su 145 più clausola del 15%. Questa è un'offerta che secondo me a Klopp piace. Vediamo un po'. E invece no, ci devono pure pensare. Ok, hanno accettato. Ok, ci ha pensato un po', però alla fine ci ha detto sì. Andiamo a fare il contratto per Van Dijk, primo acquisto di questo episodio. Secondo giocatore, come ho detto prima, Robertson. Abbiamo bisogno di un signor terzino sinistro e lui è il migliore in assoluto. Abbiamo poi Zinchenko che dovrebbe diventare il sostituto. Proviamo ad offrire 60 milioni. Partiamo subito con offerte molto 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 alte. Klopp ci dice 87. Facciamo una bella controfferta a 75 più clausola del 15%, anzi del 10. E Klopp secondo me accetta. No, 78 va bene, gli andiamo incontro e ce lo prendiamo. Prossimo giocatore che voglio acquistare: il Kylian Mbappé. Ovviamente giocatore straordinario, vediamo se riusciamo a prenderlo. I soldi per prenderlo non li abbiamo in questo momento, però possiamo inserire come contropartita il Kun Aguero. Quindi scambio giocatori, attaccanti, il Kun ne vale 66. Qualcosa dovremmo risparmiare, spero. Aguero più 120, cioè praticamente vado a pagare Mbappé il doppio. Vabbè, comunque lasciamo stare. Controfferta, vediamo un po' se riusciamo a scendere intorno agli 80. Poi comunque il mio calciomercato è finito, quindi anche se mi avanzano i soldi non prendo nessuno perché sono già coperto in ogni posizione. Affare fatto, 80 milioni più Aguero. Dai, alla fine non abbiamo neanche pagato tantissimissimo, ecco, solo tanto, non tantissimo. Trattiamo. Questa qui signori è la formazione che abbiamo preparato. Ovviamente abbiamo messo i nuovi acquisti in campo. C'è Robertson a sinistra, c'è Van Dijk al centro e c'è Mbappé lì davanti. Non voglio muovere più niente, ho rinnovato tutti quanti i contratti, ho tolto tutte quante le clausole rescissorie. La panchina è ancora interessante, però secondo me raga non c'è nessuno, a parte Sané. Però forse non credo che Sané ci faccia esonerare, non credo. Cioè è l'unico che si vorrebbe lamentare. Anche Mahrez 85, però se non sbaglio forse è ruolo turnover. Vediamo ragazzi, vediamo cosa viene fuori. Di sicuro poi me la voglio buffare ovviamente come sempre. Di sicuro non veniamo esonerati al primo anno, quindi valutiamo come l'umore dei giocatori al primo anno. Se non vinciamo la Champions League adesso e dobbiamo appunto andare al secondo anno, valuteremo appunto le condizioni mentali dei giocatori. Ok? Detto questo, andiamo a simulare. Io mi fermo qui, praticamente a metà agosto, un girone che dovrebbe essere abbastanza facile sulla carta.
e vediamo cosa riusciamo a fare. Signori, guardate qui, perché siamo arrivati in finale di Champions League. Un cammino spettacolare fatto con il Paris Saint-Germain senza Kylian Mbappé, 2-2 al ritorno e 2-0 all'andata. Fatto fuori il Barcellona, 2-1 al ritorno e 0-0 all'andata. Fatto fuori anche il Valencia, 2-0 al ritorno e 2-0 all'andata. Quindi 4-0 in tutto. Adesso siamo praticamente alla fine del mese di maggio, con l'ultima partita con il Norwich, la finale contro il Newcastle e poi la finale di Champions League. Quindi il Manchester City, signori, può vincere tutto al primo anno, e se sarà così sarà in testa alla classifica. Quindi non ci sarà più il Barcellona, che avete visto prima in testa, ma ci sarà il City. Detto questo, comunque, andiamo subito a vedere la classifica. 107 punti, ragazzi, 107 punti totali. Non perdiamo altro tempo, quindi guardiamo un attimo la formazione, giusto per curiosità. Nessuno si è fatto male, perfetto. Mbappé che è salito molto molto bene, Rodri è salito, Silva da 90 è sceso a 86, era 90 Silva, non mi ricordo, però è sceso. Ma comunque l'avrei cambiato al secondo anno, ma forse non ce ne sarà bisogno. Andiamo a simulare comunque questa partita completamente inutile contro il Norwich. 17 maggio 2020, facciamo un bel 5-0 secco con gol di Rodri, gol di De Bruyne, doppietta di Silva che devo cambiare e gol di Sterling, molto molto bene. A questo punto avanziamo, perché c'è la prima finale, signori, che per molti potrebbe essere una finale stupida. Uno dice: Giuse, vai avanti, chi se ne frega. No, perché? Perché se il City fa il triplete va avanti al Barça, se non fa il triplete va sotto. Questo è il regolamento, ovviamente, se il City batte il Real Madrid in finale. Vediamo la formazione, che è praticamente confermata, quindi squadra che vince non si cambia, e andiamo a simulare anche questa con il Newcastle. Vediamo un po' cosa fanno. 3-1, gol di Silva che devo cambiare, gol di Mbappé e gol di Sterling. Adesso siamo arrivati alla finale di Champions League, la partita che tutti quanti noi stavamo aspettando. Ovviamente questo bidone ci chiede di giocare, ma non giocherà perché la formazione è confermata e Rodri non può giocare. Porca di quella vacca, Rodri. Chi abbiamo come CDC di riserva? Il grandissimo Pozzo. Bene, direi molto molto bene. C'è Silva che può fare il CDC? Ovviamente no. E quindi come gioco, ragazzi? Gioco con Gundogan a questo punto. Gundogan titolare, 84-87, sì, meno 3, però dai, sempre meglio di niente. In panchina ovviamente tolgo lui che è indisponibile, mi porto Zinchenko, lui è molto più giovane di Mendy, quindi ci sta. E per il resto formazione confermato, confermata, capitano Silva, tutti quanti in campo al 100%. Non perdiamo altro tempo e andiamo a simulare la partita contro il Real Madrid, che ha fatto fuori il Liverpool e ha fatto fuori il Tottenham. Ok, Tottenham ci vorrebbe stare, però ha fatto fuori il Liverpool. Vabbè che hanno perso Van Dijk e Robertson, però è comunque il Liverpool, li avranno sostituiti, no, in qualche modo, non lo so. Andiamo a simulare e 3-1 secco con gol di Silva che devo cambiare, no, questa volta è Bernardo Silva. Gol di De Bruyne e gol di Cancelo, 3-1 totale, gol di Ramos penso di testa, e vittoria della Champions League del Manchester City al primo anno. A questo punto guardiamo per curiosità anche la classifica, perché abbiamo fatto 110 punti con 19 gol subiti e 100 gol fatti, 36 vittorie e 2 pareggi, totale 110 punti. Capocannonieri della Premier League, Mané con 30, oh mio Dio, Bruno Fernandes con 30 e Mbappé con 28. Incredibile, ragazzi, Mbappé non è il capocannoniere, Mané ne ha fatti 30, ma ok, ci vorrebbe anche stare, ma Bruno Fernandes che ne fa 30, porca miseria. Ricordiamoci di questo Bruno Fernandes, che magari lo acquistiamo tipo in un altro episodio, perché magari forse simulando rende bene. Guardiamo comunque, come sempre, se è fatto male Silva che l'ho bufato, che lo devo cambiare ogni volta, guardiamo comunque le statistiche per vedere chi ha contribuito di più e chi ha contribuito di meno. Mbappé ha fatto 45 gol e 7 assist, Sterling 38 gol e 8 assist, molto molto bene anche lui, De Bruyne 26 assist e 19 gol, Silva ne ha fatti 16 di gol e 10 assist, ci sta alla grande, anche David Silva non male, 10 gol 13 assist, ha giocato meno partite però del suo fratello Bernardo Silva. Rodri poteva fare meglio, per lui è un CDC, ha fatto comunque 8 gol e 10 assist, ci sta, forse un po' più di assist, non lo so, però va bene così. Sané ha giocato poco, per fortuna non si è lamentato. Robertson 4 assist, a 4 reti e 6 assist, ci può anche stare, anzi è tanta roba per un TS. Van Dijk 3 reti le ha fatti, le ha fatte, ci sta, ci sta, ci sta. Sono assolutamente contento, abbiamo distrutto tutti e abbiamo vinto tutto quello che potevamo vincere al primo anno di carriera. Altra cosa che mi sono dimenticato di vedere, che a inizio anno noi abbiamo fatto una finale, e noi l'abbiamo vinta o l'abbiamo persa? L'abbiamo vinta 1-0, vinta 1-0 con il Liverpool.
Liverpool, quindi abbiamo vinto 4 trofei. Però in Premier c'è anche un'altra coppa inglese che si gioca praticamente insieme all'FA Cup, ovvero la Carabao Cup. Cosa abbiamo fatto in Carabao Cup? Abbiamo perso 2-1. Abbiamo perso 2-1. Quindi, porca miseria, 4 trofei vinti, potevamo fare 5 su 5. Abbiamo perso la finale contro il Liverpool, la Carabao Cup. Incredibile, cioè sarebbe stato proprio il top. Se City avesse vinto quella partita lì, praticamente avrebbe vinto la serie, perché non si poteva fare meglio di così. Incredibile, veramente, veramente incredibile. Detto questo, il video finisce qui. Nello schermo vi metto la classifica. Il Manchester City è in testa. Ovviamente fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se siete d'accordo con questa scelta. Per me sì, il cammino del Manchester City è stato superiore al cammino del Barcellona. Quindi il City è in testa, Barça scende al secondo posto. Il City si candida a vincere questa serie. Per quanto riguarda invece le altre squadre, le vedete qui nello schermo e vi invito qui sotto nei commenti a consigliarmi la prossima squadra con cui volete vedere il prossimo episodio dello Road to Champions. Mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace oltre al commento. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani. Massimo supporto. Bella!